Il periodo iniziale potrebbe essere definito come periodo delle geometrie. Dal 1994, per circa una decina di anni, Paola Moglia si esercita nell'elaborazione grafica riferita ad elementi alfabetici o geometrici, composti e ricomposti in forme e in giochi di contrapposizioni negativi e positivi. Le lettere alfabetiche, ad esempio, vengono ricomposte secondo dimensioni e proporzioni diverse, in alternanze di bianco e nero, oppure di colori contrapposti, caldi e freddi, proponendo una forma riformulata per armonie e disarmonie. L'ordine e il disordine grafico e geometrico occupano spesso la campitura dello spazio, secondo moduli ordinati e contrappuntati, di pieno vuoto, chiaro scuro. Spesso la pezzatura spaziale si ordina a mosaico, composta da tasselli a disegno optical, alternato a disegni di tonalità più chiara. Vi si avverte una ricerca tonale e una volontà dinamica che muovono sia la visione generale che quella parziale dei singoli elementi, modulando talvolta scacchiere tritonali. Gli elementi ad andamento geometrico, quadrato, rettangolo e triangolo, si alternano e si contrappuntano a righe di diverso spessore, immersi in uno spazio bianco o monocromatico che ne definisce l'impatto visivo con chiarezza ed efficacia. Il modulo alfabetico talvolta è sottolineato in quadratura con raffinati toni di verde spento o terra di Siena, oppure replica e riformula su chiari fondi bianchi le proprie scansioni armoniche. Negli anni 90 l'elaborazione grafica e spaziale, utilizzando tuttavia i medesimi stileni segmentari, approccia al cromatismo in cui si alternano i toni caldi e freddi in ritmate sequenze. La tessitura cromatica delimita ora aree spaziali che si intersecano labirinticamente, sottolineando la dinamica del percorso attraverso gradazioni tonali di gamma. Vi è, in alcune delle opere di Paola Moglia, una tensione verticale dei segmenti rettangolari che accentua la profondità degli spazi entro cui la totalità della visione si fraziona. Le sezioni verticali talora si organizzano in sequenze delimitate da tonalità fredde, degradanti sino al non colore, un'apertura alla dimensione spaziale che si anima e, grazie a ripartizione ad andamento spezzato e curvilineo, contrappunta una fascia superiore mossa da frammentazioni materiche. Una sequenza segnica alfabetica talvolta riprende una scansione lineare del fondo, oppure precede una stretta fascia animata da modulazioni a chiaroscuro. I toni dominanti della composizione, spesso orientati ai toni del magenta o del blu, oltre che ai toni delle ocra, si aprono a quello che sarà il successivo percorso della nostra pittrice. Si tratta di un periodo nel quale le diverse forme, quelle materiche che cominciano ad affacciarsi e quelle geometriche che ancora non si concludono, vanno intersecandosi in una formulazione mista che poi si aprirà ai nuovi interessi e alle nuove forme espressive che saranno del tutto aniconiche. A partire dal 2014 e proseguendo fino ad oggi, la materia e il colore diventano gli assi portanti della ricerca di Paola Moglia. Si considerano quindi le opere appartenenti a questo periodo come un tutto unico, poiché rappresentano il risultato di una ricerca coerente in cui l'autrice approda ad una piena maturità espressiva attraverso la manipolazione di materiali che garantiscano risultati bidimensionali attraverso una costante sperimentazione che equilibra la sintesi cromatica all'interno di uno spazio pittorico fondante ed omogeneo. Dalla pittura di stesura si passa quindi gradualmente all'elaborazione di spessori sovrapposti di fondi lavorati fino alla creazione di una sorta di basso rilievo da cui emergono, ovvero si incavano, bolle spaziali entro le quali cola o si deposita la materia prettamente pittorica. L'eco iniziale delle partiture astratto-geometriche si va stemperando sino a dar vita a nuove figurazioni che agiscono per suggestioni, rimandi ed echi emozionali
che possono anche determinare riconoscimenti figurali, non già tuttavia come forme di identificazione oggettiva, bensì come emergenze di un dato interiorizzato e pertanto squisitamente soggettivo. La coerenza cromatica si colloca entro le gamme calde e fredde, in declinazioni già note, ma ampiamente ed originalmente rielaborate. Si inserisce una dominante del colore bianco come elemento focalizzante, lo spazio e la plasticità della forma si esprime in termini di luce. Abbandonati i grafismi del primo periodo, Paola Moglia apre a nuove forme espressive aniconiche, pennellate veloci delineano una tavolozza accesa che scolpisce una figura muliebre appena emergente dal fondo, oppure vegetazioni dai toni caldi, giallo e ocra, inframmezzati da tocchi bruni. Talvolta figure di donna accosciate emergono nella vampa cromatica dei gialli che ne delineano le forme. Si tratta di poche immagini, pochi quadri, a cui l'artista si è dedicata con grande espansione emotiva. Le figure si moltiplicano inserendosi nei riquadri che dividono le dimensioni spaziali, alternando echi accademici e accenti espressivi che rimandano all'espressività della scuola romana. Nel 2016, sollecitata dalla partecipazione a varie iniziative che le vengono proposte, l'artista si cimenta, adottando tecniche esecutive fortemente materiche, nella riflessione sul tema del sacro e riapproccia la forma figurale, cogliendone da un lato la forza espressiva e drammatica e dall'altro la dinamicità del movimento. Si tratta di una breve serie di opere fortemente castiche nella bidimensionalità della formulazione, a rilievo di forte plasticismo. La materia talora sembra prevalere sulla cromaticità che punta sui colori bianchi, che tuttavia trova ampio spazio per esprimere una suggestiva e partecipata presenza. Successivamente, una serie di opere fortemente innovative nelle tecniche, nei materiali, nell'utilizzo di componenti differenti, carta, elementi più legati al contemporaneo come le plastiche, le colle, ci portano a considerare che il capitolo della creatività di Paola Moglia non possa considerarsi del tutto concluso. Questo capitolo risulta tuttora in itinere. Vi si avverte tuttavia la ricerca di una nuova dimensione spaziale costruttiva dell'immagine. Ritorni al figurativo e dalla dimensione del ritratto e della figura si alternano a visioni in cui la mobilità sembra penetrare nel segno, sino a disfarlo per ricomporlo poi in pennellate e spatolate emergenti con forza dal fondo. I paesaggi si orientano verso due poli tematici assai cari all'autrice, sia nella forma letteraria che visuale, il mare e il deserto. Essi sono l'antitesi, elementare ma oltremodo rappresentativa, della duplice valenza del colore e della presenza della terra, sabbia e dell'acqua, nelle composizioni sinora ideate. Vi si commettono, intersecandosi e spaziando per l'immagine, le colature, spesso di colore bianco, che paiono avvolgere l'immagine sino a determinarne una dimensionalità più compatta, costretta dalle spire cromatiche entro misure in qualche modo meno espansive, accentrandone i vortici e lo scorrimento senza fine. Il consueto andamento a piani sovrapposti che costituisce la dimensione costruttiva delle visioni spaziali di Moglia ora viene spesso sovvertito da ondate dinamiche che sconvolgono gli assetti, assumendone l'aspetto in verticalismi e vortici di esasperato dinamismo. Un vento violento sembra avvolgere e sconvolgere gli spazi, investendosi di cromie forti ed energetiche in colori purpurei, rossi e arancioni caldissimi, blu in gradazioni sempre più elettrizzanti, violetti e lilla che sprizzano dalla tela e sembrano espandersi nello spazio visivo circostante. A controbilanciare, ecco ingrandirsi e farsi ancor più rigogliosa la serie delle pitture nelle quali il bianco resta la raffinata dominante, creando visioni di luce in cui il non colore è contrappuntato da azzurri tenuissimi e grigi delicati, che si alternano ai consueti toni sabbie dalle opulenti varianti dell'ocra,
ad una variegata attitudine a dimensione astratta ed aniconica, si alterna talora una pronunciata ricerca figurativa che varia tra pittura fortemente espressionista, con sottolineature cromatiche e spartizioni di spazi ricercate, a formulazioni decisamente materiche che producono forme bidimensionali, ottenute attraverso la manipolazione di materiali plastici, stucco e sabbie, così da formare figure concrete che emergono dal fondo, anch'esso elaborato. In tali pittosculture l'adesione alla forma plastica non nega la sempre attenta dimensione cromatica che caratterizza l'intero lavoro di Paola Moglia, pur attenuandone gli esiti che sono spesso ristretti ad una gamma cromatica abilmente giocata sulle antitesi chiaro-scuro, bianco-nero, freddo-caldo. Il percorso artistico di Paola Moglia è da considerarsi nella sua totalità esemplificativo e paradigmatico di una situazione tipica del fare arte, particolarmente evidente ove se ne considerino le tre tappe che ne costituiscono il processo e che ne evidenziano ragioni e fondamenti. La prima tappa occupa gli anni della prima giovinezza. In quel periodo Paolo struttura attraverso lo studio e l'impegno precoce le basi di una passione che tuttora alimenta il suo vissuto. La frequentazione della scuola aperta presso il Circolo Culturale Leonardo a Cremona le permette di apprendere le modalità fondamentali del disegno e della pittura figurativa, che rimangono comunque tuttora importanti per la sua percezione spazio sensoriale. La seconda tappa investe gli anni della formazione compiuta, della prima affermazione professionale e dell'attività autonoma, riflettendo sia il carattere degli studi sia l'approccio professionale alla grafica. L'organizzazione degli spazi, la pulizia del segno, la ricerca di geometrie armoniche, la cadenza delle tonalità mostrano l'attenzione alla produzione astratto-geometrica degli anni 60 e 70, i cui esiti permeano la creatività, la grafica e il design del ventennio successivo e tuttora permangono. Il terzo step porta alla produzione matura, che abbandonata la forma figurativa primaria ed anche la successiva astrazione, approda ad un'espressione informale che si fonda sulle dinamiche della materia e del colore. Le asperità e i rilievi che muovono i fondi e le stesure, ottenuti attraverso una manipolazione originale di materiali diversi, l'interazione tra supporti e combinazioni materiche, si coniugano ad un rinnovarsi della tavolozza che incontra nuovi cromatismi e persegue connubi sempre più intensi, giocandosi contrasti più imprevisti tra gamme tonali calde e fredde, e che si alternano e variano intersecandosi, contrapponendosi e fondendosi per creare nuove emozioni espressive. Nata sotto il segno dell'acquario nel 1963, uno dei più creativi dello zodiaco, la pittrice cremonese Paola Moglia ha mostrato sin dall'infanzia una spiccata predisposizione all'arte, seguendo dapprima i corsi di disegno del Circolo Artistico Leonardo e successivamente frequentando il liceo artistico Bembo nella città natale. Premiata già all'età di 10 anni in concorsi pubblici di pittura, si cimenta in varie tecniche non disdegnando neppure la scultura. Diplomatasi presso il Liceo Artistico di Verona, prosegue gli studi a Venezia alla Scuola Internazionale di Grafica, perfezionandosi poi presso la Scuola Politecnica di Design a Milano. A soli 21 anni vince il primo premio per la grafica pittorica alla Tate Gallery di Londra, iniziando prestissimo l'attività di grafica e di art director presso alcune note agenzie pubblicitarie, tra le quali si ricordano la DMB&G e Company dell'immagine e la Compagnia dell'immagine di Milano e l'Agenzia New Time di Bologna, per il mercato nazionale ed internazionale. Ciò non le impedisce di coltivare la passione per l'arte, nella quale mette a frutto le qualità di grafico e l'esperienza maturata sul campo. Nascono così i raffinati lavori astratti in cui il geometrismo e il calligrafismo creano interazioni preziose e sviluppano intrecci di grande respiro spaziale, in bilico tra pittura e grafica pura. Moglia elabora tessiture in bianco e nero assai efficaci, alternandole a delicati cromatismi che declinano astrazioni e geometrie a tutto campo, mentre continua a darsi con energia alla professione pubblicitaria collaborando con diverse agenzie del settore. Da Michele Rizzi di Milano a Granata per Del Soli Partners, sempre di Milano, Venezia, alla Matteo Thun e Nava Design di Milano, occupandosi anche dell'impaginazione delle riviste Vogue Italia e Vanity Fair. Nel 1996 presenta la sua produzione di opere grafiche in una mostra personale a Cremona, presso le Amici dell'Arte Famiglia Artistica ad AFA e presso la Galleria La Meridiana di Piacenza, quindi all'Associazione Artisti Cremonesi nel 1998. Accanto ad una seconda personale presso Casa Sperlari, sede della DAFA nel 2000, l'attività espositiva della pittrice cremonese annovera alcune mostre a Bressanone, nella Galleria Schoenblick,
2004-2009, Galleria Spazio Arte nel 2010. I dipinti prodotti nei primi anni 2000 mostrano un progressivo distacco dal linguaggio grafico e abbandonano il geometrismo astratto per figurazioni prossime al reale, seppur espresse in un linguaggio fortemente semplificato e sintetico. Il mutarsi della tavolozza, che vira dai toni freddi prevalenti nel primo periodo ad un sempre maggior utilizzo di cromie calde, declinate in vivide e contrapposte masse, segna una svolta decisa verso una scrittura sempre più votata ad un'espressività forte e personale. L'attuale decennio vede Paola Moglia impegnarsi in modo creativo sia sul versante della realizzazione artistica, sia nell'ideazione e progettazione di iniziative culturali ed espositive a tutto campo. Nel 2014, presso il Centro Culturale Comunale di Santa Maria della Pietà a Cremona, propone la mostra collettiva I linguaggi dell'arte, cui fa seguito nel 2016 L'Africa e i suoi intrecci culturali e l'evento Arte in Armonia, a favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Italia centrale presso il Museo Civico alla Ponzone di Cremona nel 2017. Particolarmente significativa risulta essere la mostra personale dell'artista nel Battistero di San Giovanni del Duomo cremonese, tenutasi nel 2015, nella quale presenta la sua più recente produzione pittorica. Opere di importante matericità si offrono a intensi contrappunti e si propongono in colori vividi e luminosi. L'artista elabora una pittura concretamente in rilievo, sovrammettendo strati di preparazione elaborata a formare una declinazione plastica dei piani. L'azione artistica si concentra sulla costruzione dello spazio pittorico non meno che sulla scansione cromatica dei vari elementi costruttivi all'interno di un linguaggio che, abbandonata la formulazione figurativa, rielabora in forma plastico-pittorica l'originale pulsione astrattiva, innervandola tuttavia di una passionalità palpitante dichiarata dalla forza dirompente del colore e della luce. La stagione matura della creatività di Moglia coglie dunque nella seconda metà del decennio attuale i maggiori riconoscimenti, dalla partecipazione su invito alla mostra triennale di arti visive a Roma nel 2014-2017 al Museo Crocetti, all'invito ad esporre presso il Padiglione Nazionale Guatemala nella 56esima Biennale di Venezia nel 2014 nella sezione Grazie Italia, sino alle mostre personali presso la Galleria Arting di Milano nel 2016 e Bottega Bertoldi Adri di Cremona e dalla recente esposizione antologica presso le Sale Argello del Museo Civico di Crema nel 2017. L'evolversi della pittura dell'autrice cremonese verso forme miste di pittura e rilievo plastico è confermato dalle pittosculture più recenti e ancora inedite, nelle quali Moglia si misura con la bidimensionalità e con l'utilizzo di nuovi e innovativi materiali alla ricerca di una forma espressiva sempre più compiuta. Nel frattempo la Giorgio Mondadori Editori ha pubblicato L'Alba del Pane nella rassegna dedicata all'arte contemporanea 2017 e i suoi dipinti illustrano inoltre il libro autobiografico Spezie di vita pubblicato nel 2015. Altri quadri figurano su riviste del settore, tra cui Linea Grafica Design, Vogue, Corriere della Sera Milano, Corriere della Sera Roma. Tra i critici d'arte che hanno commentato l'opera pittorica di Paola Moglia si ricordano Ennio Concarotti di Piacenza, Tiziana Cordani di Cremona, Ezio Maglia di Cremona, Donatella Migliore di Cremona, Guglielmo Poloni di Brescia.